Scusa, ma perché non lo chiamiamo martedì? Non l'hai trovato martedì? Chiamiamolo martedì. Ma sai che è un'idea buona, Sam? L'ho trovato nel primo giorno di questo fottutissimo nuovo secolo, no? Allora lo chiamerò 900! Un racconto magico e straordinario in cui vince la parola. Un monologo che riempie la scena e tiene il pubblico col fiato sospeso. Un adattamento efficace e di rara intensità per liberare tutta la potenza sentimentale del geniale romanzo di Alessandro Baricco. Suonava, non so che diavolo di musica, ma era piccola e bella. Non c'era trucco nelle sue mani, era proprio lui che suonava su quei tasti e bisognava sentire cosa gli veniva fuori. C'era una signora in pigiama e certi bigodini ai capelli, per intendersi. 900 vive sul Virginian, un piroscafo che faceva la spola tra Europa e America, con il suo carico di miliardari, emigranti e gente qualsiasi. È un pianista di eccezionale talento, ma è sceso da quell'imbarcazione nella quale è nato. La sua vita è tutta nei tasti e nelle corde di quel pianoforte. Suona per i passeggeri, vive le loro passioni e i loro desideri, sublimandoli nella musica. E per lui non può esserci altro vita. Ma quello che non vi capiterà mai più, potete giurarci, è di stare lì col culo su 10 centimetri di poltrone e centinaia di metri d'acqua sotto i piedi, con davanti agli occhi la meraviglia e nelle orecchie il miracolo e nei piedi il ritmo e nel cuore il sound dell'unica, inimitabile, infinita Atlantic Jazz Band. È una storia che ogni volta che la mettiamo in scena mi regala sempre qualcosa in più. E si è venuta a creare questa sinergia tra me e Franco e abbiamo deciso di voler raccontare questa storia perché ne vale la pena, perché parla di valori profondi come l'amicizia, come la speranza dei migranti che andavano a cercare una terra che li potesse accogliere ed è attuale. E il Virginian, la nave da cui 900 non vuole scendere, io la paragono spesso quando parlo con i miei amici alla vita dei teatranti, perché la nave un po' rappresenta il palco da cui nessuno di noi vorrebbe mai scendere, chi fa questo mestiere. Questa storia incarna un po' tante cose che mi appartengono, anche l'amicizia che per me è al primo posto nella vita, perché si dice che chi è ricco di amici è povero di guai. E in effetti Tim Tooney parla di questo suo amico descrivendolo quasi come un essere surreale, ancestrale, dotato di prodigio e di un talento fuori dal comune, ma forse questo talento viene da una ricchezza interiore che lui possiede. Io sinceramente ritengo di aver rispettato molto l'autore, cioè per prima cosa non abbiamo tagliato, non dico un rigo, ma quasi nulla, cioè pochissime cose che non, ma che so, 10 righe in tutto il libro, ecco, per cui da questo punto di vista ho rispettato il testo in maniera assoluta, cosa che in altre messe in scena non è, cioè ci sono stati dei tagli molto più corposi. Poi ho voluto, secondo me, raccontare questa storia per come Baricco stesso l'ha scritta, cioè raccontando questa, attraverso il mondo di 900, raccontare invece tutto quello che gira attorno a questo mondo, tutto quello che c'è su questa nave e su questa popolazione di persone che vanno da gente ricca ai poveri migranti che non hanno neppure un vestito buono per poter, diciamo, presentarsi nella nuova terra che è l'America, c'è questa terra promessa di benessere e di pace. La bellezza di questo testo, e non a caso da 20 anni è messo in scena dovunque, non soltanto in Italia ma anche un po' in tutto il mondo, è perché Baricco è riuscito in 52 pagine, mi pare sono il libro, un libretto di 52 pagine, è riuscito a sintetizzare, a condensare il mondo intero. Per cui cioè, è difficile non essere ammaliati da quello che dice lui e non sposare, non condividere quello che Baricco è riuscito a tirar fuori da questa bellissima storia.